Ok, eccoci qua, seconda puntata. Allora, Massi, prima della registrazione, mi ha fatto vedere questi screen e veramente ha dato una bella idea perché appunto questo sarà proprio un video ghiotto, tutti quanti saranno proprio tutti completamente proprio lerci di sperma perché sarà proprio liquido questo video. E commentiamo delle chat. Soprattutto qual è il tema? È sostanzialmente come farsi rispettare con una ragazza che magari tende a prevaricare, a mettere un pochettino i piedi in testa. Questo perché di base sono abituate ad avere a che fare con lombrichi che sono sempre servili e quando trovano una persona che le tiene testa è sempre un bel da fare anche per loro. Quindi come tenere testa ad una ragazza in chat? Ottimo. Abbiamo tre, Assolutamente. anzi, hai tre situazioni già lette, sono veramente belle ghioste, quindi partiamo insomma con la prima, dai. Dai, sì, ho pensato appunto che potesse essere di grande aiuto ai nostri ragazzi. Allora, la prima è questa ragazza qua. Premetto che, diciamo, la chat precedente, i messaggi precedenti erano relativi a, diciamo, una chiusura di un contatto più diretto rispetto a Tinder. Ragazza che ha voluto dare il contatto di WhatsApp, ma solo quello di Facebook e Instagram, cosa che noi abbiamo assolutamente rifiutato. Dopodiché lei ci ha risposto con questo ok. E noi abbiamo risposto con questo bene, anche perché naturalmente, visto che lei ha risposto con un monosillabo, non c'era nessun tipo di giustificazione per la quale io avrei dovuto investire di più. Dopodiché, dopo questo bene, Ma vedete qua. aspetta, ma sì, se tu, se lei non avesse più scritto dopo il bene. Cioè, se tu non l'avessi più sentita per 10, 15, 20 minuti, cioè, che cosa avresti fatto? Avresti scritto qualcos'altro per incentivarla a creare una reazione oppure avresti lasciato così? No, avrei scritto sicuramente qualcosa per incentivare una reazione, ad esempio avrei scritto qualcosa tipo, beh, dopo la conversazione interessante che abbiamo avuto, mi sembra veramente strano che tu sia sparita. Probabilmente sei stata inghiottita dal Dyson dei Ghostbuster, una cosa del genere. Ok, buono, va bene, ok, era per capire, va bene. Assolutamente. Quindi tu scrivi Quindi. bene. Sì, scrivo bene, lei ha risposto a questo muro di testo dove in Riesci a pratica. ingrandirlo con Sì, la lente di assolutamente. ingrandimento? Sì, meglio? Ok, sì, grazie, ok. Vedete, scrive: che ti devo dire? Se non interessa continuare la conversazione, non ti costringo e non ti imploro. Oltre al fatto che giudicare in mano una persona perché usa i social non denota una mentalità molto aperta. Ogni cosa va considerata in base a come la si usa. Ad ogni modo, siccome non sei più interessato a conoscermi e magari, non mi disprezzi, e magari ora mi disprezzi pure, ti auguro una buona notte e una buona vita. Se non... Pazzesco, cazzo. Cioè, praticamente mi ha dato palate proprio Merda. a Ma perché nastro. poi? Aspetta, perché secondo me alla fine non hai fatto niente di male? Tu l'hai ripagata con la stessa moneta e questo poi gli ha dato fastidio. Probabilmente lei è abituata alla gente che quando insomma, tratta così i ragazzi continuano a fornirgli e a regalargli contenuti e contenuti, Sì. no? Quindi probabilmente abituata così, ma noi non ci Ok, siamo qua fatti. che cosa fai? Cioè, qua nella tua testa, quando arriva questo messaggio, questa è una coaching, giusto, che hai fatto con lo studente? Assolutamente. Cosa ti porta a sembrare una risposta coerente? Cioè, tu ti interfacci col sottotesto, cosa fai? Sì, beh, io mi interfaccio sicuramente con il sottotesto, mi rileggo anche molte volte tutti i messaggi precedenti, Ok. ok? Nel momento in cui magari non mi viene una risposta immediata da fare, secondo me è un esercizio pazzesco quello proprio di rileggersi i messaggi precedenti. Dopodiché, diciamo, io sono un po' magari sadico in questo, nel senso voglio sempre trovare una risposta che in qualche modo la smerdi, ok? Passatemi il termine, nel senso che La una spiazzi. risposta del genere, sì, la spiazzi, una risposta del genere è ingiustificata, soprattutto per la conversazione che poi Assolutamente. avevamo avuto fino adesso, ok? Pertanto, in qualche modo, nella mia testa dico, ok, come faccio a farle capire attraverso un messaggio strutturato bene che lei si sta sbagliando totalmente? E allo stesso tempo distinguermi rispetto alla massa che in Ok. quel momento avrebbe ritrattato, avrebbe fatto un messaggio marcio. E allora Cosa una esce soluzione. invece?
Ho messo insieme questi elementi e li ho scritto. Sono d'accordo con te. Giudicare qualcuno dall'utilizzo delle varie piattaforme senza conoscerne i lati è superficiale e stupido. Qua cerco di creare comunanza con lei, ok? Rispetto anche alla sua visione delle cose. Ti ho solo fatto presente che normalmente io Instagram e Facebook lo do a chiunque e con le persone che mi interessano voglio un contatto più diretto, ok? Quindi faccio capire che comunque sia a me Facebook e Instagram non mi basta, non mi basta, cioè non sono come gli altri, ok? Non mi basta. Tu non mi sembri chiunque e per chiunque, esattamente come me, tutto qui. Quindi questo messaggio, diciamo, le do valore perché naturalmente le sto dicendo che fino adesso lei mi ha in qualche modo dimostrato di non essere la solita ragazza Sì. che trova in giro, ok? Ma do valore anche a me stesso. Tant'è Pensa che vero. io avrei, sarei stato un po' più stronzo anche dopo il tutto qui, le avrei augurato anch'io buone cose, buona vita, proprio per farla cagare addosso, sostanzialmente. Però ci sta. Tant'è vero che lei alla fine, guardate qua, va bene, allora ho interpretato male il tuo messaggio e mi scuso, cioè si scusa, ok? Si scusa. Ora, senza farla vedere, cosa si potrebbe rispondere quando lei dice questa roba qua? Perché io tendo molto a non... ok, si è scusata, ma non mi raffreddo subito. Ci rimango ancora un po' sulle mie. Sì, tant'è vero che io ho appunto suggerito esattamente la stessa cosa allo studente, ossia aspetta un attimo a investire ancora nella conversazione, vediamo se investe lei, ok? Quindi impariamo anche ad attendere un attimino, vedere se è lei che in qualche modo riprende la conversazione, proprio a completare il lavoro che abbiamo fatto qua di valorizzazione, ok? Quindi Assolutamente. questo è quello che è stato fatto. Fighissimo, fighissimo. Ok, la prossima. La prossima, allora aspetta che chiudo. La prossima è Anna. Eccola qua. Anche qua, sempre ragazzi in coaching, che praticamente qua, diciamo, i messaggi precedenti erano relativi al fatto che si stava un pochettino parlando dei propri percorsi, ok? E a un certo punto lei l'ha buttata tanto sul lato estetico, sul lato fisico, ok? Perché questo qua comunque è un bel ragazzo. E infatti ha cominciato a dire semplicemente perché io sono molto alta, ok? Quindi il ragazzo cosa ha risposto? Stiamo parlando del tuo percorso di studi e switchi subito sull'altezza. Mi sa che hai sbagliato persona. Nella serie io non sono uno che guarda solo il lato esteriore, cioè io voglio andare tanto dentro la conoscenza di una ragazza a livello caratteriale. Ok? Lei si vede che non Cioè, ci ti stavo sono. parlando di un argomento più profondo e tu cambi argomento su qualcosa di superficiale e la butti Ah, esatto, sull'estetica. quindi io glielo faccio comunque notare. Ok? Sì. E siete proprio che non mi conosci, che non mi conosci proprio. E qua bella risposta da stronzo. Meno male, ok? Che non ti conosco così tanto a fondo. E lei, infatti, subito ti ricrederai, fidati, quasi come a volersi in qualche modo riscattare. Ridimensionare, Esatto. sì. Il suo posizionamento. E io, rileggi la chat e dimmi nei miei panni cosa penseresti di te. Poi ne riparliamo. Cioè, della serie, Altra stangata qua. guardati allo specchio e dimmi se veramente sei una persona interessante con la quale vale la pena interagire. Tu lo faresti? E lei, infatti, sì, hai ragione. Possiamo ricominciare. Cioè, pazzesca Pazzesco! questa Quando cosa. dicono possiamo ricominciare, ragazzi, cioè, è come aprire 1000 finestre di YouPorn insieme e proprio. Qua sollevi la Champions League praticamente. Ma come ti. Queste frasi qua, molto, proprio molto plastiche, molto perfette, come ti vengono? Cioè, hai a fantasia? Cioè, come ti vengono? Anche rileggi la chat e dimmi. Nei miei panni, cosa penseresti di te? Poi ne riparliamo. Cioè, come ti viene a sembrare una risposta del genere? E come ti viene? Questa è una delle domande che mi vengono fatte più spesso. Ti viene tanto con l'esperienza, capito? Cioè, ti viene tanto dopo che veramente sei lì che studi sottotesti, fai tanti, tanti tentativi per capire cosa funziona e cosa no. Ovviamente vai a velocizzare moltissimo facendo i nostri corsi, okay? I nostri corsi specializzati di chat. Allora lì sì che Assolutamente. dai una bel boost, diciamo, alle tue capacità.
Come vengono ormai, come sempre mi piace dire, ho un Pilota paradigma automatico. Sì. e vado in automatico. Quindi, una volta che posso Assolutamente. mettere determinate cose, questo è il risultato. Possiamo ricominciare? Cosa si risponde? Cosa fai rispondere in genere? Se fai la brava, sì. Possiamo ricominciare. Va bene, ok. Questo è quello che faccio rispondere io. Ok. Questo è l'ultima chat che ho preparato per voi oggi. Chat con Giulia. Ok, qua, aspetta che ingrandisco anche questa un pochettino. Eccolo qua. Praticamente lei mi aveva chiesto di che cosa mi occupassi. Ok, mi aveva chiesto, ragazzi, di che cosa si occupasse e che cosa ho risposto. Diciamo che ho adottato una delle tecniche che mi piace adottare moltissimo, ossia quella di bypassare a volte le domande, Sì. nel senso che non rispondo sempre a tutte le domande che le ragazze mi fanno, semplicemente perché voglio Ci giochi creare un po'. più, sì, ci gioco un po', voglio creare ancora un po' più di curiosità, Assolutamente. quindi innalzare quel livello di curiosità. Tant'è vero che lei comincia a, diciamo, riempirmi anche di domande, okay? Tra l'altro questa è una delle mie chat preferite, dove in sostanza arrivo al numero di telefono senza fare neanche una domanda, mentre lei me ne fa 5, perché poi è una delle sfide che mi metto, no? Le do anche ai miei ragazzi, ossia magari dico loro: ragazzi, ok, cominciate da zero, avete al massimo 5 domande da fare in ogni chat, massimo 5, poi scaliamo a 3, poi 2, 1 e poi E poi 0. zero. Sì, è un bell'esercizio, capito? Anche per Bello, fare. bello, mi piace, mi piace. Anche perché le domande le ho sempre considerate come degli stopper in una conversazione, come delle dighe di un fiume che scorre, non so come dire. E invece, secondo me, se tu impari a fare domande nascoste, che magari sarà argomento di un altro video, sicuramente scorre di più. Lei cosa mi risponde? Non ti presenti bene se poi vuoi uccidermi, però. Okay? Quindi mi dà un po' una stoccata. Sì, ti dice, guarda, devi essere tu in qualche modo a attirare le mie simpatie. Esatto. Quindi qua io vedete che ho risposto e io pensavo che pensavo tutelarti. Galanteria questa ormai mi sconosciuta. Sì. Ah, ah, ah. Cioè, perché ho risposto questo? Perché ho pensato, qua il 99% delle persone avrebbe ritrattato, invece io Sì. sono imperturbabile, cioè non mi faccio in qualche modo condizionare da un messaggio un po' pungente da parte sua, come spesso fanno magari i ragazzi, ok? Quindi le dimostro che non mi faccio assolutamente mettere i piedi in testa da lei, cioè La sono un spiazzi. carattere che infatti la spiazza, tant'è vero che poi nel messaggio successivo è lei che ritratta. E addirittura poi mi scrive: ma mi fai preoccupare? Cioè, non so tu, Steve, ma a me mi fai preoccupare, me lo dice solo mia madre. Quindi. Qua secondo me voleva dire mi fai preoccupare due modi. Mi fai preoccupare ironico sul fatto che il discorso alla James Bond, non posso dirti top secret, e poi sul discorso mi fai preoccupare perché sembri diverso dagli altri. Esatto, sì. Questi Ottimo. sono tre esempi, diciamo, di come andare a non farsi un po' pisciare in testa dalle ragazze, ecco, farsi rispettare. Questo Assolutamente. è un'esperienza importante. Assolutamente sì, non c'è nient'altro da aggiungere. Questo video va in priorità, cioè uscirà brevissimo perché è veramente molto 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 bello e molto impregnato di contenuti. Massi, ti libero, ti ringrazio tanto, ci vediamo alla prossima. Grazie, Grazie a voi, ciao Steve, ciao a tutti. ciao 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 ciao. Ciao, ciao.